Io sono Agata Turchetti, la figlia maggiore di Giuseppa Fattori. Mia madre ha 95 anni, è una piccola, grande donna, fragile all'apparenza, ma coraggiosa e tenace, innamorata della sua terra, del suo paese, dei suoi monti. Il terremoto le ha strappato la sua bella casa, resa inagibile il 30 ottobre, ha dovuto abbandonarla e trasferirsi un po' a casa mia, un po' a casa di mia sorella, nei paesi lungo la costa. A metà maggio è voluta tornare in questo paese e io e mia sorella riteniamo che avesse il sacrosanto diritto di vivere e di avere una residenza dignitosa nel luogo da lei prescelto. È venuta a vivere in un container, in condizioni di grande disagio di cui ha assunto la piena responsabilità. Abbiamo cercato in ogni modo di predisporre tutto quanto potesse rendere più agevole questo soggiorno: il ripristino del servizio idrico, della corrente elettrica, la televisione. Abbiamo dotato il container di un box sanitario, ma l'estate africana ha reso invivibile quella scatola di lamiera e per renderla possibile e agibile l'abbiamo raffreddata con i getti di acqua fredda, come facevano le anime buone che nelle stazioni ferroviarie gettavano acqua sui vagoni merci che trasportavano verso Auschwitz i deportati ebrei. A questo siamo.